bisogna dire quali sono le difficoltà. Prima di tutto, la giustizia italiana soffre di una crisi gravissima che è davanti da almeno 40 anni, forse 50, e peggiora di anno in anno. Se uno si va a leggere le relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario, ogni anno dicono è peggio di prima. Sembra la storia della battuta che Zinov in Cima a Bissali racconta dell'Unione Sovietica poco prima della caduta del muro, la differenza fra ottimista e pessimista. Il pessimista è quello che dice peggio di così non può andare, l'ottimista dice sì che può andare anche peggio. E infatti il problema è che ogni anno va effettivamente peggio dell'anno prima. Allora, la crisi è, primo, la durata interminabile dei procedimenti. Tutti sanno che i processi durano tantissimo, nessuno spiega alla gente perché durano tantissimo. La seconda è una crisi di efficacia delle decisioni, cioè dopo tantissimi anni si ha finalmente una decisione di cui chi l'ha ottenuta non ci fa niente perché non riesce a eseguirla il più delle volte. Allora, cominciamo dalla prima. Perché i processi durano tanto? Ci sono molteplici ragioni, le principali, poi ce ne sono tantissime altre, ma le principali sono due. Primo, ci sono troppi processi. Secondo, ci sono troppe impugnazioni. Allora, perché ci sono troppi processi? Guardate, nel civile ogni anno in Italia vengono iniziate più cause civili di quante ne vengono iniziate in Francia, Gran Bretagna e Spagna messe insieme. Quindi c'è una anomalia grave di domanda di giustizia. Rappresentata dal fatto che l'ordinamento tutela i farabutti e non quelli che rispettano le regole. Questa è la questione. Chiediamoci perché mai in Italia un debitore dovrebbe pagare il suo creditore, a meno che non sia un fornitore abituale, allora certo, se non lo paga quello non gli dà più le cose. Ammesso che il creditore riesca a provare il suo buon diritto in giudizio, non è detto che ci riesca, gli darà quello che gli doveva dare, maggiorato di un tasso di interesse legale che di norma è più basso del tasso di interesse di mercato. Quindi violare la legge conviene, per cui aumenta a dismisura il numero di coloro che violano la legge. Negli anni 80 avevamo fatto una ricerca al Tribunale di Milano per capire perché le cause civili durassero così tanto e la risposta appunto fu ce ne sono troppe. Abbiamo scoperto che il 41% delle cause erano relative a incidenti stradali, una percentuale che non ha equivalenti al mondo. Ora, è ben vero che in Italia ci sono più incidenti stradali che in altri paesi, ma non così tanti in più da giustificare tutte quelle cause. È anche vero che molti non sono incidenti veri, ma incidenti simulati per truffare le assicurazioni, e questo fa aumentare a dismisura il contenzioso. Però abbiamo provato a chiedere ai colleghi dicendo ma come mai ci sono tutte queste cause? E questi ci hanno detto, sapete, all'epoca l'inflazione era al 19%, la giurisprudenza non riconosceva la rivalutazione monetaria, quindi il debito era quello di valuta, il tasso di interesse legale era al 5%. Adesso guardatela dal punto di vista dell'amministratore delegato di una società di assicurazioni, per quale ragione mai dovrebbe dare ordine ai liquidatori di risarcire il danno? Resistendo in giudizio guadagna la differenziale tra il tasso di inflazione, anzi tra quanto gli rende il denaro investito, e quello che pagherà 5% del tasso di interesse. In più, il danneggiato, che dopo 5, 6, 7 anni si sente dire dalla moglie ma sei veramente cretino, possibile mai che non abbia ancora avuto i soldi dell'assicurazione, l'altro li ha avuti, eccetera, finirà per accettare una transazione alla metà. Solo che la gente non è stupida, quando capisce che dopo 5 anni ti danno la metà di quel che hai chiesto, va dal carrozziere e si fa fare la fattura per il doppio. Dice così, quando fa 5 anni mi danno la metà, mi danno quello che mi viene. Il carrozziere può fare la fattura per il doppio perché l'altra metà del lavoro, quella a carico del danneggiato che ha torto e che paga di tasca sua, la fa in nero. Quindi il nostro carrozziere, tutto sommato, le tasse le ha pagate, perché è vero che su metà del lavoro non le ha pagate, ma sull'altra metà ha pagato il doppio. Per cui se arriva una verifica fiscale e gli trovano il nero, fallisce. E allora girerà una mazzetta ai verificatori e il sistema di legalità dilaga. È bastato che la giurisprudenza si mettesse a riconoscere la rivalutazione monetaria e che per un breve periodo di tempo il tasso di interesse legale salisse dal 5 al 10% perché la percentuale di cause per incidenti stradali scendesse dal 41 al 27%. Quindi è facilissimo risolvere la crisi della giustizia civile. Basta colpire duramente chi agisce o resiste in giudizio sapendo di avere torto. Allora, se tu, arrivato alla fine del processo, vieni fuori che avevi torto, hai fatto penare 6-7 anni il tuo creditore, adesso gli dai 20 volte quello che gli dovevi dare, vediamo un po' se cominciano tutti ad adempiere alle loro obbligazioni o no. In America fanno esattamente così, si chiama danno punitivo, che non è ragguagliato al danno arrecato, ma alla condotta tenuta, cioè colpiscono la condotta sleale, civile, cioè penale. Nel penale il problema è che abbiamo troppi
reati, nel senso non che vengono commessi troppi reati, ma che abbiamo troppe fattispecie penali che prevedono reati. Per esempio, se le maniglie antipanico non sono a posto è un reato. Ditemi voi perché deve essere un reato, non basta pagare una somma e obbligare quello a metterle a posto. No, dobbiamo fare tre gradi di giudizio, primo grado appello e cassazione, sempre, così si prescrive e le maniglie antipanico continueranno a essere rotte. Il problema è che bisognerebbe depenalizzare. Ho già detto prima, non depenalizzano il 462, figurarsi se depenalizzano tutte le cose che bisognerebbe depenalizzare in questo Paese. Ma poi c'è il problema del numero esagerato di impugnazioni che vengono proposte, combinate con un sistema di prescrizione che abbiamo solo noi e la Grecia. Cominciamo dal sistema di prescrizione che abbiamo solo noi e la Grecia. La prescrizione più o meno ce l'hanno tutti, ma più o meno dappertutto finisce con l'inizio del processo, non decorre più. Una volta cominciato il processo, basta, la prescrizione non c'è più. Nel civile è così. Una volta che comincia il processo, la prescrizione non matura più. Nel penale invece continua a decorrere. Ma anche nei paesi dove decorre, non decorre più dopo la sentenza di condanna in primo grado. Cioè tu sei stato condannato in primo grado, adesso c'è l'appello, ma perché l'hai chiesto tu l'appello? Perché mai dovrebbe maturare la prescrizione? Ci sono solo due paesi nell'Europa occidentale dove la prescrizione matura dopo la sentenza di primo grado, l'Italia e la Grecia. In molte cose abbiamo similitudini. A me viene sempre in mente un aneddoto che raccontava Montanelli, riferito a Giolitti, quando era Presidente del Consiglio. Un giorno uscì dalla Presidenza del Consiglio, accompagnato dal suo segretario, incontrò l'ambasciatore di Grecia e cominciò a salutarlo con estrema deferenza, togliendosi il cappello, facendo inchini, al punto che il suo segretario gli disse: ma è l'ambasciatore di Grecia, non l'ambasciatore di una grande potenza quale erano all'epoca la Francia, la Gran Bretagna o la Germania. E pare che Giolitti gli abbia risposto: dobbiamo essere molto grati alla Grecia, se non fosse per la Grecia saremmo l'ultima nazione d'Europa. Ecco, il problema è che almeno nel settore della prescrizione, ma anche della corruzione, siamo ancora così. Questo essendo il meccanismo, uno già si spiega perché tutti fanno appello, perché c'è da guadagnarci, perché magari arriva la prescrizione, ma c'è un meccanismo ulteriore. In Francia solo il 40% delle sentenze di condanna appena da eseguire, quindi non condizionalmente sospesa o non condonata, viene appellata. In Italia tutte, 99,9%. Perché? Perché in Italia la Corte d'Appello, su appello del solo imputato, non può aumentare la pena. C'è il cosiddetto divieto di reformatio in peius. Può solo confermargliela o diminuirgliela, mentre in Francia questo limite non c'è. Uno fa appello, lo fa a suo rischio e pericolo. Dice: hai preso 3 anni, appello 5. Uno ci pensa, se l'appello è infondato, dice: ma forse è meglio che mi tengo i 3 che mi hanno dato. Invece in Italia questo limite non c'è. Risultato: i giudici d'appello diventano tendenzialmente dei giudici molto misericordiosi. Quando io ero all'inizio di questa professione, un vecchio magistrato mi disse: ricordati, i giudici del tribunale sono come i padri, sono severi quando è necessario. I giudici della Corte d'Appello sono come i nonni, di norma rovinano i nipoti. Adesso chiarisco che la Corte di Cassazione non è come i bisnonni, perché ha funzioni diverse, se no pensate che io faccio il bisnonno. Ma perché? Intanto perché è sollecitata sempre da una parte sola, il 99% degli appelli sono degli imputati condannati e l'1% del pubblico ministero della parte civile. Quindi tanto già bisogna scegliere se conclamare la propria inutilità o riformare un po' di sentenze, potendo riformare in un senso solo. Ma al di là di questo, che riguarda solo i cialtroni, c'è invece un problema serio, che è una spinta pressoché irresistibile a modificare le sentenze di primo grado. Mi spiego, capita al giudice d'appello, io sono stato 5 anni in appello e l'ho sperimentata sulla mia pelle questa situazione di disagio, che capiti nello stesso giorno 3 imputati che hanno fatto esattamente la stessa cosa, ma l'hanno fatta in 3 posti diversi. Per esempio, taccheggio nel supermercato che diventa rapina impropria perché hanno spintonato le guardie che li hanno sorpresi. A Milano 8 mesi, a Monza 1 anno, a Sondrio 2 anni. Perché è diverso il contesto sociale? Perché una rapina impropria a Sondrio è una cosa grave, perché a Sondrio non succede mai niente. Mentre a Milano è una roba banale, insomma, è un pochettino, uso sempre una metafora medica. Se io vado dal mio medico di base e quello mi diagnostica un tumore, mi manda agitatissimo all'Istituto dei Tumori. Quando arrivo all'Istituto dei Tumori mi dico: ma è un tumorino, venga fra 1 mese. No, mentre quello si è agitato, dipende appunto dal contesto in cui si crea un fatto. Benissimo, che cosa fa il giudice d'appello che non può alzare gli 8 mesi di Milano? Finisce che li porta tutti a 8 mesi. Risultato, le corti d'appello hanno una cattivissima fama che a loro volta incentiva ulteriormente le impugnazioni.
Io mi ricordo una volta, mi sono veramente arrabbiato perché ero nel corridoio prima dell'udienza e parlavo con un collega, mi si avvicina un imputato, ho capito che era un imputato perché aveva in mano il decreto di citazione a giudizio, e mi chiede, scusi, dov'è che abbassano le pene? Cercava la Corte d'Appello. Allora, qui voi capite bene che è una roba un po' dissennata mantenere una roba di questo genere, anche perché avendo fatto appello poi fanno tutti il ricorso per Cassazione, perché anche lì c'è il divieto di reformatio in peus ovviamente, anche se la Corte di Cassazione ha solo funzione di legittimità, quindi in qualche maniera tampona meglio le cose. Queste sono riforme che non costano, quanto ci vuole a dire che non c'è più il divieto di aumentare la pena se uno fa appello? Non costa niente, anzi fa risparmiare soldi, perché la maggior parte degli appelli, come la maggior parte dei ricorsi per Cassazione, sono solo dilatori, servono a prendere tempo sperando che arrivi la prescrizione, perché intanto se uno è fuori non va dentro, se è dentro magari esce per decorrenza termini. Nessuno parla di queste cose qui. Di che cosa parlano? Separazione delle carriere. Allora, in Italia per andare davanti al giudice bisogna passare per forza per il pubblico ministero. Se mettono le mani sul pubblico ministero, i giudici saranno lasciati assolutamente liberi e indipendenti di decidere ciò di cui non importa niente a nessuno, perché i processi che contano dal pubblico ministero non arriveranno più davanti al giudice, si fermano prima. Questa è la questione. Tanto più se si introduce un meccanismo di discrezionalità nell'azione penale. Oggi il pubblico ministero è obbligato a procedere, il che vuol dire che se non vuol procedere deve chiedere autorizzazione al giudice a non procedere, il quale può dirgli va bene oppure può dirgli no, procedi. E qualche volta accade. E il pubblico ministero è obbligato a procedere, anche se non gli andava di procedere. Una volta che ci fosse un meccanismo di questo genere, il pubblico ministero non procede e basta. Siccome sono ignoranti, non sanno che non lo possono fare. Loro pensano di poterlo fare cambiando la Costituzione, ma non lo possono fare. Perché non lo possono fare? Perché nei paesi dove l'azione penale è discrezionale, c'è un altro sistema per andare davanti al giudice. La Francia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per questo fatto. La Francia ce l'ha l'altro sistema, in Francia l'azione penale è discrezionale. Dunque capita questo, uno viene, dice lui, ma in prima battuta non c'è motivo per non credere a un denunciante, poi si vedrà. Dice di essere stato picchiato a sangue dalla gendarmeria e fa la sua bella denuncia. Il pubblico ministero gli dice non intendo procedere. Questa è l'azione penale discrezionale, le hai prese e te le tieni. Allora la Francia ha un altro sistema che si chiama querela con costituzione di parte civile, dove il privato che lamenta di aver patito un delitto chiede al giudice istruttore di fare lui le indagini. Questa procedura è subordinata a cauzione per evitare che i querulomani intasino, perché poi noi abbiamo anche la dannazione dei querulomani, questo è comune a tutto il mondo, ma... Il giudice istruttore francese, nel caso di specie, gli impone una cauzione per l'equivalente all'epoca di 84 milioni di lire. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato la Francia dicendo che è negato l'accesso al giudice, violazione di un diritto umano, perché tu puoi imporre la cauzione per evitare i querulomani, ma non così alta che sia impossibile a dire il giudice. Allora, anche se mettono in piedi tutta questa sarabanda del pubblico ministero distaccato, dell'azione penale discrezionale, eccetera, eccetera, alla fine dovranno prevedere un altro canale per andare davanti al giudice, perché sennò arriveranno le condanne della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Quindi non serve a niente. Ma poi è sbagliata la tesi di fondo. Io mi infurio sempre con gli avvocati penalisti, perché mentre gli avvocati civilisti sono indifferenti al processo come strumento, perché una volta fanno gli attori, una volta fanno i convenuti, cioè una volta agiscono, una volta si difendono. I penalisti pressoché sempre fanno solo i convenuti, cioè difendono solo gli imputati. E tra l'altro tenete conto di una cosa, che statisticamente, e non potrebbe essere diversamente, gli imputati sono per lo più colpevoli. Cioè ci mancherebbe che andassero sempre a giudizio gli innocenti. Qualche volta può capitare, ma di norma vanno a giudizio i colpevoli. Tant'è che io ricordo un... divertentissimo presidente di sezione del Tribunale di Milano che cominciava sempre i processi dicendo all'imputato, erano altri tempi, ma comunque cominciava sempre i processi dicendo all'imputato lei che cosa ha fatto, e se questo gli diceva niente gli diceva non dica così, se l'hanno portata qui ci sarà una ragione, e tutto sommato statisticamente almeno in prima battuta aveva ragione. Del resto ci fu un mitico presidente di Corte d'Assise di Torino che aprì un processo per omicidio dicendo carabinieri fate entrare gli assassini, e erano altri tempi, nessuno lo ricusò e quindi fece il processo e poi ne assolse pure uno di quelli che aveva chiamato fin dall'inizio assassini. Ma comunque
nella sala avvocati antistante alla Biblioteca Ambrosoli del Palazzo di Giustizia di Milano hanno messo una statua dell'avvocato Adamo degli Occhi. Quindi vuol dire che gli avvocati propongono l'avvocato degli Occhi come modello. Io l'ho conosciuto l'avvocato degli Occhi, mi faceva imbestialire, perché diceva due cose che io non sopportavo. La prima era, quale fosse il processo, iniziava sempre dicendo: il rinvio è la prova dell'esistenza di Dio e io sono molto religioso. Perché, ovviamente, difendendo quasi sempre i colpevoli, è chiaro che il rimedio principale è il rinvio, perché cercano di ottenere. La seconda cosa che mi faceva veramente infuriare era questa: parlando di se stesso, diceva, questa toga non ha mai conosciuto l'onta della parte civile, cioè si vantava di non aver mai difeso una vittima. Guardate che io questa la trovo una cosa abietta, perché nella mia esperienza, nella stragrande maggioranza dei casi, non è in discussione che il reato sia stato commesso. Prendiamo la rapina in banca. Io ho processato centinaia, forse migliaia di rapinatori. Non ho mai sentito uno che dicesse: non è vero che c'è stata la rapina in banca, sono gli impiegati che si sono rubati i soldi e danno la colpa a me. Ho sempre sentito dire: ma certo, ci sarà stata la rapina, ma non sono stato io. No? Quindi, per cominciare, se la rapina c'è stata, l'unica che ha ragione è la banca, no? La vittima. Adesso magari la banca non ci fa tanto impressione come vittima, ma quando una vecchietta che viene scippata, un po' di più, sì. E quindi è l'unica che merita di essere difesa. Poi si vedrà se la sua domanda è ben indirizzata contro quella persona, ma dovrebbe essere un onore per l'avvocatura difendere le vittime. Invece l'avvocatura penalista non vuole fare la parte civile. Esordiscono sempre in tutti i processi dicendo: mi trovo a disagio nel vestire i panni dell'accusa e io non riesco mai a resistere alla tentazione di dirgli: avvocato, dismette il mandato se si sente a disagio. L'unica cosa che non manca in questo paese sono gli avvocati, troveremo sicuramente qualcuno che non si sente a disagio. E allora la parte civile la fanno quasi sempre i civilisti, i quali non si sentono a disagio, però non sono abituati ai vari processi penali. E quindi comunque le vittime sono difese meno efficacemente di quanto le difenderebbe un penalista, perché poi viviamo in un mondo complicato in cui non tutti i mestieri sono fatti allo stesso modo, no? È come prendere l'oculista e dirgli: da domani tu fai il dentista. E beh, insomma, magari se è un'operazione facile riesce a farla, se comincia a essere un innesto dice: forse ci vuole anche un dentista per aiutarmi. Ma tutta questa lunga chiacchierata ve la stavo facendo per una ragione, che è questa. Allora, gli avvocati penalisti, che difendono per lo più imputati colpevoli, vogliono un processo che garantisca l'assoluzione dei colpevoli. Di questo si tratta, perché sennò che ci stanno a fare se quello viene condannato alla fine? E quindi sono non favorevoli alle garanzie, tutti siamo favorevoli alle garanzie. Le garanzie sono quelle cose che servono a distinguere i colpevoli dagli innocenti. Sono favorevoli agli ostacoli, che sono quelle cose che impediscono la condanna dei colpevoli, per esempio le inutilizzabilità, per esempio la prescrizione e così via. In più vogliono la parità col pubblico ministero e quindi dicono: il pubblico ministero non deve più essere un magistrato, come ha detto il Presidente del Consiglio dovrebbe essere l'avvocato dell'accusa. Ecco, qui siamo al delirio, perché, mi spiego subito, questa storia dell'uguaglianza delle parti può essere intesa in due modi che sono molto diversi. Se con uguaglianza delle parti intendiamo dire che le parti, e quindi anche il pubblico ministero, devono avere gli stessi strumenti, accusa e difesa, a disposizione del giudizio, siamo tutti d'accordo. Ma se intendiamo dire che sono davvero uguali, che sono, come dicono i filosofi, ontologicamente uguali, diciamo una stupidaggine. Perché? Se il pubblico ministero va in udienza, sapendo che l'imputato è innocente e ne chiede la condanna, commette il delitto di calunnia. Se sostiene questa sua richiesta con atti falsi redatti da lui o da altri, commette il delitto di falso ideologico o materiale in atto pubblico o di uso di atto falso, cioè commette delitti ed è punito se mente. Se l'avvocato difensore, colto da crisi di coscienza, si alza e dice al giudice: non penserà mica di assolvere il mio cliente, è Jack lo squartatore, domani mattina se lo mette fuori ne scanna altri due, quell'avvocato commette i delitti di infedele patrocinio e di rivelazione di segreto professionale, cioè commette delitti ed è punito se dice la verità. Adesso qualcuno mi deve spiegare che uguaglianza può mai esserci tra una parte che commette delitti ed è punita se mente e una parte che commette delitti ed è punita se dice la verità. Allora vi rendete conto che l'avvocato è una scemenza. Perché di questo si tratta? Perché per renderli davvero uguali ci sono solo due strade possibili. O si stabilisce che l'avvocato diventa un funzionario pubblico con l'obbligo di verità e quindi che deve chiedere la condanna del suo cliente se è un colpevole, ed è una follia, non lo fa nessun paese, oppure si dice che il pubblico ministero non è più tenuto alla verità, ed è un'altra follia,
Perché quello si mette a fare statistica, non gliene importa niente se quello è colpevole o non lo è. E quindi è una strada priva di senso, che non porta da nessuna parte, perché comunque poi, anche se fossero separati, il pubblico ministero avrebbe lo stesso i doveri di probità che hanno. Nel vecchio codice il banco del pubblico ministero era sulla pedana come quello dei giudici e aveva lo schienale alto come quello del presidente, più alto dei due giudici a latere. Una volta un avvocato che difendeva un imputato francamente indifendibile, perché era brutto, cattivo, palesemente colpevole, in più aveva il certificato penale volume primo, volume secondo, non sapendo cosa dire a sua difesa, se la prese col fatto che io stavo sulla pedana, io facevo il pubblico ministero all'epoca, e lui stava giù dalla pedana, e andò avanti per 20 minuti con questa storia qua. Finché io non ne potei più e gli replicai, gli dissi: vede avvocato, io sto sulla pedana perché sono il procuratore della Repubblica, lei sta giù dalla pedana perché è il procuratore di quel signore che sta in gabbia. Ora, con tutti i difetti che ha la Repubblica, e sono pronto a riconoscerne moltissimi, non è seriamente paragonabile a quel signore che sta in gabbia. E lui allora si risentì ancora di più. Col nuovo codice misero il banco del pubblico ministero allo stesso livello degli avvocati. Io andai a fare la mia prima udienza, alla quarta corte d'assise avevano messo il banco, però a sinistra. Allora, quando entrò la Corte, io mi rivolsi al Presidente e dissi: io non voglio stare qui, per tre ragioni. Una normativa, una pratica e una teologica. Quella normativa è che hanno cambiato la norma dove dice che devono essere allo stesso livello, ma non dove dice la destra del giudice, quindi io devo stare a destra e non a sinistra. Quella pratica è che qui sono vicino alla gabbia, mi prendono per le orecchie mentre parlo e non è conforme al decoro del giudizio, che ci vengano gli avvocati vicino ai loro clienti. Quella teologica è che il giorno del giudizio, e in un'aula di corte d'assise ogni giorno è il giorno del giudizio, i buoni saranno a destra e io sono la parte buona. E quindi a voi qua.